macchine. Ecco qua. Buonasera. Buonasera. Sono venuto a vedere questa bellissima mostra, la trovo indaffarata. Chi vuole illustrare la sua? Adesso sto facendo, si sta disegnando questo occhio a pastello. E lì, cioè, questa è una foto di un fotografo, Tino Serraiocco, un mio amico che ha fatto questa foto. Io ho cambiato l'interno e ho messo il castello di Sarzano, che è un castello di Casina. Che bello. Ed è praticamente il castello del conte, uno degli ultimi, delle ultime persone che aveva il castello era il conte Carandini, quindi il conte Dracula, per cui questa storia qua. Quindi ci saranno fantasmi dentro il castello, senz'altro. L'inglese per l'ente turismo. Ecco, lei mi ha detto che abbiamo perso il dito. Dunque, lei mi ha detto che sono circa... Sono 3 anni che faccio ritratti. Prima, disegnavo così, avevo uno studio, ho comunque tuttora uno studio di grafica, però che dipingo, che faccio ritrattistica, sono 3 anni, dal Covid. Quindi lei si è una conversione, nel senso che dalla grafica è passata alla pittura, perché di solito ci sono delle differenze. Sì. Prima ho fatto olio, poi dopo pastello. Ecco, lei si ispira a qualche corrente artistica oppure... No, dipingo mediamente quello che sento, perché... La cosa che mi piace di più dipingere sono gli occhi, ma infatti si capisce. Questo è gli altri quadri poi che vediamo. Però perché è come un contatto diretto, adesso mi dirà questa qua, è come un contatto diretto che io ho quando dipingo i quadri e quando entro negli occhi delle persone che dipingo. Quindi sì, cioè alcuni hanno delle difficoltà a guardare negli occhi le persone, ma vedo che lei non ha... Tutto l'opposto, anche quando si fanno i brindisi bisogna guardare negli occhi, quindi io sempre. Quindi sta aspettando adesso il 14 che... No, guardi, allora, proprio le feste non... Niente, proprio cancelliamo le feste dalla... Era solo perché lì c'è l'occasione del brindisi di San Valentino. Insomma, io brindo sempre, non si lascia influenzare dalle feste. Ecco, se passiamo a un altro occhio... Sì, andiamo, lascio questa scialle perché mentre dipingo. Allora, da dove vuole che cominciamo? Da quello che è il primo, da questi, da quali? Quello che preferisce, quello che lo vuole illustrare in modo particolare, quello che è più attaccata, quello che più le dice qualcosa, oppure quello che si ricorda. Me li ricordo tutti. Allora, questo è in effetti il primo pastello che ho fatto. Ma ci sono dei pastelli particolari che sono questo, il bufo, perché ha nel riflesso dell'occhio la pietra di bismantova, che è un'altra caratteristica di Reggio Emilia. La pietra di bismantova è praticamente un enorme sasso a forma rettangolare di cui non si sanno le origini, perché praticamente è fatto di una roccia diversa da quelle che sono le rocce che ci sono vicine. È citato nella Divina Commedia ed è un posto energetico molto 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 forte. Quindi lei si richiama a certi riti misterici particolari oppure... No. Più che misterici, energetici, perché al di là di quello che è il posto, così è proprio la natura dove io trovo l'energia per dipingere, per quello infatti sono metà, una parte visi, per gli occhi, ma una parte sono... È una cosa splendida perché sembrano vere. Sembrano vere. Ho avuto una discussione per questo buffo qua, pazzesca, perché, discussione tra virgolette, perché ho cominciato a dire, ma questa è una foto. No, non è una foto, ma come hai fatto? Non è merito, mio merito, quando prendo il pastello è lui che va, io non faccio assolutamente niente. È bravissima. Sembra proprio che il...
che ci stia a guardare. Sì, 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 perché lui ci osserva, cioè ci osserva e sta a vedere cosa facciamo, perché è molto selettivo, è un gruppo selettivo. Ottimo, ottimo, bravissima, complimenti. Grazie mille, grazie, grazie. E anche questi sono i suoi? Sì, cioè praticamente da qua, tutto questo giro. Che bello, questi. Ma qua è proprio ritrattistica. Sì, qua è proprio ritrattistica pura, ritrattistica pura. C'è una panoramica. Che c'è anche il lupo? Sì, anche il lupo, anche lui ci guarda. Anche lui. Lui guarda in là. Perché si vede che sta tenendo d'occhio questa signorina là in fondo. Ah. È un po' insolita. Sì. E questo magari un suo viaggio ha preso. No, 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 questo cioè, è una foto, questa di una mia amica, è da una ragazza giordana questa. Sì, poi c'è anche questo che è qua dietro. Questo è lei. Bellissimo. Ah, quindi tolto il velo. Mi ha tolto il velo. Caspita, uno dice, che differenza, no? Una delle cose che faccio adesso è una cosa non bellissima, cioè dipende da cosa uno crede, ok? Se uno crede che ci sia qualcosa al di là oppure no. Sì. Questo ragazzo qua, quello che sta, io dipingo soprattutto, cioè nel senso, oltre che vabbè dipingere chiaramente questi che sono quadri che io faccio per me, comunque per questi faccio anche quadri di persone che non ci sono più. Okay. Questo è un ragazzo, si chiamava Papo, Giampaolo Bolondi, sì. Ed era una promessa del salto con l'asta. Lui è morto alcuni anni fa in un incidente e l'ho dipinto praticamente, lui era di Novellara, che è un posto che è vicino a io l'ho conosciuto perché ci sono dei ragazzi di un'associazione che si chiama CT9, che è il comitato turistico di Novellara, e l'ho dipinto durante una festa che era in suo onore, col salto con l'asta, e tutte le persone che passavano lì davanti cominciavano a piangere perché ed è un incontro con i suoi occhi. E in effetti sì, è sì, una effetti. Persona che stia comunicando sì, con sì, è vero, cioè lui è voluto venire qua direttamente alla mostra, perché insieme a questi quadri qua, insieme con una mia amica, abbiamo creato una storia, adesso glielo do, un libretto praticamente con una storia legata ai quadri. Lei scrive, la mia amica scrive, che si chiama Monia, e quindi insomma abbiamo fatto tutta questa roba qua, ma lui ha voluto venire direttamente, cioè nel senso che si è offerto. Un quadro commemorativo. Commemorativo. Insieme a un racconto. Ah, io la ringrazio delle sue elucidazioni. Grazie mille, adesso le do due o tre cose. Sì, le faccio i complimenti per veramente insolito che un grafico riesca a dipingere così, perché cioè, è un felice connubio. Grazie mille, grazie, alla prossima. Grazie.